Eccoci di nuovo in studio con altre notizie. Ci occupiamo del progetto Olimpia. L'assessore Barbara Repetto si congratula con sette giovani altoatesini che hanno superato le prove conseguendo l'attestato di operatore turistico sportivo. Ciao Daniele, ciao. L'assessore provinciale competente per la formazione professionale, Barbara Repetto, ha voluto stringere personalmente la mano ad ognuno dei ragazzi protagonisti del progetto Olimpia, che hanno superato le prove sostenute presso la scuola professionale per sportivi d'élite di Tenero in Svizzera. Sono in tutto sette gli studenti del progetto Olimpia che hanno conseguito, al termine del percorso formativo iniziato nel 2004 presso il CTS Luigi Einaudi della formazione professionale di Bolzano, il diploma di impiegato qualificato di commercio ciclo di maturità. Questo diploma rappresenta la base essenziale per l'ottenimento dell'attestato federale di maturità professionale commerciale. Questo è il progetto Olimpia che rappresenta quello che dovrebbe diventare la formazione professionale nel futuro. C'è un percorso che dà diverse qualifiche al terzo anno, al quarto anno e poi che porta anche alla maturità professionale. I sette studenti ammessi dalla commissione interna a progetto Olimpia hanno dunque riscosso menzioni di merito da parte della qualificata commissione esaminatrice per l'ottimo livello della loro preparazione. Olimpia chiude così il primo ciclo completo di studi, portando i ragazzi che hanno scelto il biennio di specializzazione all'esame di maturità. Tutto questo dopo il triennio che li ha portati al conseguimento dell'attestato di operatore turistico sportivo. I buoni risultati ottenuti dai ragazzi sono la conferma della qualità del servizio offerto da CTS Luigi Einaudi della formazione professionale, che sta operando con grande successo nella diffusione della cultura dello sport a tutto campo attraverso appunto il progetto denominato Olimpia. Gigi, Gigi.